Destra e sinistra pugliesi ad Otranto si sono dati battaglia a pochi metri di distanza. Oggetto del contendere il premio assegnato a Sabina Guzzanti per il film Dracula, l'Italia che trema, nell'ambito dell'Otranto Film Fan Festival. Un premio contestato anche dalla provincia di Lecce, che ha deciso di ritirare il patrocinio alla manifestazione, ritenendola strumentale alla propaganda politica di sinistra, perché a consegnare il premio è stato il governatore Nichi Vendola. In piazza De Donno, il PDL, capeggiato da Palese, Gallo e Gabellone, ha distribuito volantini con un'immagine di Vendola rappresentato come un Pinocchio ed un elenco di quello che il governo Berlusconi ha realizzato per l'Abruzzo. Sembrerebbe un miracolo del Padre Eterno quello di aver fatto il terremoto per risollevare dalle disgrazie Silvio Berlusconi. Non penso che si possa partire da questo presupposto per costruire poi tutto un film. Duole c'è che istituzioni come Comune e Regione con i massimi rappresentanti si prestino a giochi del genere, cioè che sono giochi di parte politica. A Porta Alfonsina invece c'era il presidente Vendola con Sabina Guzzanti e la sinistra tutta. Non mi pare che io abbia indirizzato un premio, sono qui semplicemente a fare un premio, a premiare in prima persona. L'autonomia di chi organizza questi eventi è totale. Io sostengo gli eventi culturali. Gli piace alla gente di Puglia e del Salento essere al primo posto in Italia per la crescita del turismo? Beh, forse è anche effetto di questo lavoro che noi facciamo. Dispiace, perché l'approccio è sempre un approccio molto poco civile. E molto spesso si dimentica che il presidente Vendola è il presidente eletto dalla comunità pugliese. Dare a un evento come questo il carattere e l'etichetta della strumentalità, ripeto, mi sembra il segno di una grande debolezza. In mezzo, ma con lo sguardo rivolto al centrodestra, il sindaco di Otranto, Luciano Cariddi, che ha difeso la manifestazione. Chiunque ha visto Dracula comprende bene facilmente che la critica è a destra e a sinistra e comunque poi è cinema, è arte, è intrattenimento, non dobbiamo politicizzare sempre tutto necessariamente. Su tutto avrebbe dovuto far da pacere l'arte cinematografica, ma con la Guzzanti la missione diventa complessa. Il governo, l'Aquila, naturalmente doveva essere la perla, come si dice, la perla, insomma, è stato un disastro e la situazione attuale all'Aquila è di una disperazione che veramente fa stringere il cuore, hanno fatto un disastro, quindi è normale che cerchino soprattutto di impedire a quelli che li votano di vedere il film. Il centrodestra non può parlare di strumentalizzazioni, avendo per l'appunto strumentalizzato una tragedia con conseguenze terribili. La parola strumentalizzazione non la devono usare.